a te, a tutti ciurma, e benvenuti a Giocherini in questo nuovissimo video. Ebbene ragazzi, lo scorso video ha raggiunto i 50 like. Vi avevo detto che appunto se avessimo raggiunto i 50 like avrei fatto un nuovo video reaction ad un nuovo quiz su UVFUFUFUFUFUFU. Insomma, ci siamo capiti, quel sito lì carinissimo con i vari quiz che te devono mettere in difficoltà eccetera eccetera. Insomma, se siamo capiti. La volta scorsa avevo scelto la categoria miglior videogioco. Le cose non sono andate proprio un granché, perché a parte che non ho scelto il quiz con più domande, in effetti ho sbagliato, perché comunque è bene scegliere quello che ha il massimo delle domande, ragazzi, proprio per dare la possibilità al quiz di avere più scelte possibili, e inoltre perché sono usciti dei giochi, se li vogliamo chiamare così, che non avevo mai sentito in vita mia, buona parte di tipo mobile, quindi per cellulare, che io non conoscerò neanche nella mia prossima vita. E quindi vabbè, le cose sono andate un po' così. Qualcuno di voi mi ha suggerito: oh, Giocherina, per la prossima volta, visto quanto ti piacciono i film Disney, si vede proprio che mi conoscete ragazzi, perché non fai il quiz sul migliore film Disney d'animazione? E ovviamente non potevo che cogliere l'occasione di questo secondo episodio per seguire questo suggerimento. Infatti quest'oggi ragazzi andremo a fare questo quiz Best Disney Animation. Immagino che i titoli dei film in questo quiz saranno in inglese, però poco importa, perché comunque a prescindere da tutto ragazzi li riconosciamo lo stesso, no? Quindi non è un problema quello. Quindi direi di non perdere tempo, di andare ad iniziare subito il quiz, selezionare ovviamente quello che ha 64 possibilità, e quindi andiamo ad iniziare. Vediamo un pochettino. Allora ragazzi, Il libro della giungla è In viaggio con Pippo. Questo non me l'aspettavo sinceramente, perché non penso sia presente proprio fra i classici Disney, non credo. Quindi, cioè, sono un attimo sorpresa perché non me l'aspettavo. Sinceramente non so quanti di voi effettivamente conoscano questo film. Io lo conosco, l'ho guardato diverse volte, è un film veramente molto molto divertente. Mentre per quanto riguarda Il libro della giungla, devo dire sinceramente non è proprio fra i miei preferiti. Sì, è carino, però non lo so ragazzi, non lo trovo così eccellente, eccezionale da sceglierlo in questo caso. Quindi direi che sceglierò In viaggio con Pippo, che comunque è un film veramente leggero ma nonostante tutto molto carino, perché sviscera un pochettino anche il rapporto padre figlio. Nonostante questo comunque è un film estremamente divertente, quindi direi che questo primo round se lo prende In viaggio con Pippo. Vediamo il prossimo. Ok, qui ci piazzano Aladdin e Peter Pan. Mizzica, Peter Pan è del 1950. Non sapevo che fosse così vecchio, passatemi il termine. Peter Pan e Aladdin, allora entrambi devo dire molto godibili. Poi Peter Pan, regà, c'ha delle chicche con Capitan Uncino che mi divertono sempre molto. Comunque un film che riguardo sempre con molto piacere. E Aladdin idem. Aladdin è un gran film secondo me, che però rispetto a Peter Pan c'ha un'arma vincente in più, sarebbe a dire il genio della lampada. Uno secondo me ragazzi dei personaggi secondari più belli che siano mai stati fatti dalla Disney, a parte che comunque in originale è stato anche doppiato da Robin Williams, e per quanto riguarda l'italiano doppiato da Gigi Proietti, ragazzi, cioè due interpreti straordinari. Ma di per sé il personaggio lo adoro. Poi comunque la storia di Aladdin è molto bella, Jafar un villain veramente figo, anche se vi dirò mi dispiace un pochettino per Peter Pan, ma quel quid in più ce l'ha Aladdin, quindi si becca questo secondo round. Andiamo avanti. Ecco, si è impallato ragazzi, si è impallato il quiz. Che dire, in ogni caso, allora non ho idea di quale sia quest'altro film. Però qua abbiamo ragazzi Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta, un film che io conosco e che adoro, veramente adoro. Un film estremamente divertente e molto bello. Quindi comunque a prescindere devo ovviamente selezionare questo qua. Quindi andiamo avanti. No, però se non me fate uscire tutte quante le cose così buggate, non ha senso ragazzi questo quiz. Quindi comunque qua abbiamo Robin Hood. Devo dire, allora, sicuramente non è proprio fra i miei preferiti, ma comunque un film super godibile. Anche questo film c'ha le sue chicche comiche che io adoro. Quindi vabbè, in ogni caso qua scegliamo Robin Hood. Io spero non si bughino anche le altre, perché se no, allora ragazzi, qua abbiamo Il Re Leone e Atlantis, l'impero perduto. Allora vi devo dire sinceramente,
sinceramente, io Atlantis, ragazzi, l'ho guardato, però l'ho guardato davvero poche volte, molto probabilmente perché è un film che non mi ha mai colpito particolarmente, anche se effettivamente dovrei riguardarlo adesso, insomma, all'età che ho, per cercare di capire cosa non mi ha mai convinto del tutto di questo film. Quindi, ragazzi, a paragone con Re Leone, per me personalmente non esiste Re Leone tutta la vita. E andiamo al prossimo round. Oddio, allora, qui abbiamo, ragazzi, La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia, tra l'altro, è del 91. Io dico sempre che è un segno del destino, perché è il mio anno di nascita. E La Bella e la Bestia penso sia il mio classico Disney preferito. E sempre, ragazzi, dico queste cose un po' a bassa voce, perché comunque i classici Disney io li adoro fondamentalmente un po' tutti. Quindi mi dispiace sminuire gli altri dicendo questo, ma ragazzi, a paragone con Pinocchio, che comunque è anche un gran film, tra l'altro del 1940, quindi raga, per essere di quegli anni, questi film erano qualcosa di meraviglioso. A paragone con La Bella e la Bestia, ragazzi, mi dispiace, ma vince La Bella e la Bestia tutta la vita, perché è una storia che secondo me racchiude un messaggio davvero molto molto importante, che secondo me tutti quanti dovrebbero imparare e assimilare, cioè quello, ragazzi, che l'apparenza fondamentalmente inganna, può ingannare, e che soffermarsi solo all'apparenza può essere a volte sbagliato. Quindi magari oltre quella copertina che vediamo può esserci un qualcosa di veramente meraviglioso che ci perderemmo se non fossimo in grado di guardare oltre, ed è un messaggio secondo me meraviglioso. Poi tra l'altro c'è un film che mi emoziona sempre tantissimo e lo conosco a memoria, come praticamente quasi tutti i film Disney, e quindi in questo caso, ragazzi, La Bella e la Bestia, non c'è storia, non c'è storia per me. Quindi niente, di nuovo si bugga, questa cosa mi sta facendo innervosire non poco. In questo caso, ragazzi, ci rimane Biancaneve e i Sette Nani. 1937, primo film animato Disney, lungometraggio Disney, scusatemi. Mi piace, comunque mi piace, è un film ovviamente molto basilare, diciamo così, per quanto riguarda la storia, ma per essere 1937, ragazzi, la Disney aveva fatto veramente miracoli all'epoca, quindi lo considero comunque un film di innovazione che ha dato inizio a un qualcosa di veramente grandissimo, che erano appunto questi lungometraggi Disney che poi avrebbero accompagnato tutte le generazioni, ragazzi, a venire. Quindi niente, vabbè, in questo caso comunque siamo costretti, però grande film, grande inizio. La Caricare 101 e i Robinson. Vi devo dire sinceramente, i Robinson non l'ho mai guardato, ragazzi, non lo so, non mi ha mai ispirato. Mi dispiace magari essere prevenuta, perché poi magari qualcuno di voi che lo conosce me lo dirà, magari è un film che vale la pena guardare, non lo so. A vederlo così dall'esterno, diciamo, non mi ha mai ispirato, quindi non l'ho mai guardato, per cui per forza di cose scelgo comunque La Caricare 101, che secondo me in ogni caso è un gran film, anche questo ha le sue chicche divertenti che adoro. Cazzo, allora, qua mi ritrovo un pochettino in difficoltà. Parliamo comunque di film animati molto più recenti. Abbiamo Big Hero 6 e Zootropolis, due grandissimi film, a mio avviso. Due film che comunque sono diversi l'uno dall'altra, ma che sono bellissimi entrambi, ragazzi. Cioè, mi piacciono veramente tanto entrambi, mi è difficile scegliere. Zootropolis comunque, che ha creato tutto questo mondo immenso con gli animali, tutto il meccanismo, regà, della città, cioè è una figata pazzesca. Poi i protagonisti sono stupendi, li adoro, poi ogni personaggio caratterizzato benissimo, meraviglioso. Big Hero 6 comunque anche fatto strabene, ragazzi, cioè non c'è sta niente da dire, c'ha quel qualcosa di strappalacrime. Big Hero 6, non farò spoiler ovviamente, perché regà non ce la faccio a scegliere, vi giuro, mi dispiace troppo. Allora vado su Big Hero 6 soltanto, regà, perché comunque Baymax è un personaggio che mi piace tantissimo, che trovo molto tenero, e comunque è un film a modo suo molto tenero nel profondo, anche se mi dispiace da morire per Zootropolis, che non vorrei mai eliminare, però in questo caso, visto che dobbiamo scegliere, vado di Big Hero 6. Pure in questo caso mi piazzano sto benedetto bug. Abbiamo Bambi, vi dirò, non uno dei miei film Disney preferiti, è uno di quei film che riguardo raramente, non vi so dire neanche tanto perché, sarà forse, regà, comunque trauma infantile assurdo con Bambi, quindi forse per questo mi ha segnato un po'
troppo negativamente da piccola, probabilmente. Però per il resto sì, è un film molto carino, molto godibile, molto tutto. Non mi ha mai fatto tanto impazzire, sinceramente. Quindi non lo so che cosa succede se clicco qua su questa cosa buggata. Ecco, niente. Se clicco sulla cosa buggata sceglie comunque l'altro. Quindi vabbè. Allora, qua Dumbo e Basil l'investigatopo. Pochettino difficile. Allora, vi dirò, Basil io l'ho guardato per la prima volta forse un paio d'anni fa. Nel senso, non l'avevo mai guardato prima. Quindi l'ho guardato già, ragazzi, con occhi da adulta, ovviamente. E devo dire che è un gran film. Molto carino, che si discosta un pochettino da quelli che erano effettivamente stati classici Disney fino ad allora, ma fatto strabene. Poi il fatto che Basil effettivamente sia proprio regala, cioè la controparte sotto forma di topo di Sherlock Holmes, e poi tutti comunque i riferimenti a Sherlock Holmes. Poi Rattigan, secondo me, regà, come villain è stupendo, tra l'altro. Per quanto riguarda Dumbo, che dire, non uno dei miei classici Disney preferiti, forse pure per questo trauma infantile tremendo, ragazzi, con Dumbo, anche se è un gran film, devo dire, per essere il 41, veramente, regà, hanno fatto un grandissimo lavoro. Quindi, se vedevo di Dumbo, sì, lo riguardo con piacere, ma mi fa sempre male, troppo male. Chi conosce il film lo sa il motivo. Quindi, fra questi due, direi che premio l'innovazione di Basil, dai. E di nuovo, regà, cioè, però non possono fare ste cose buggate, se no non c'ha senso, cioè fare il quiz che devi scegliere, non c'ha senso. Quindi in questo caso devo andare giù di Frozen, che devo dire, bello, bello, cioè molto carino come film, regà. Poi secondo me dal 2010 in poi la Disney ha cominciato ad assumere tutt'altro tono per quanto riguarda i film animati, che però valgono, quindi non voglio dire che valgano meno dei classici Disney. Frozen è figo, però se devo dire preferisco il secondo, per assurdo, che di solito i sequel sono un po' un disastro, però vabbè, Frozen comunque non male. Pure qua, regà, niente, vabbè, comunque sta roba non dovrebbe avere valore, perché se non me fai scegliere comunque mi costringi. Qui abbiamo Lily e il vagabondo, anche questo non fra i miei classici preferiti, comunque un film molto carino, però niente secondo me di troppo impegnato. Vi dirò, per me un ni, diciamo così. Hercules e Cenerentola. Cenerentola, sì, per carità, bello, proprio un classico, regà, storia super classicissima, tipo. È carino, la matrigna cattiva, un villain che secondo me fa tremare abbastanza i polsi in certi momenti specialmente, però regà, qua per me vince Hercules. Ad occhi chiusi, grandissimo film in cui c'è tra l'altro uno dei miei villain preferiti in assoluto, sarebbe a dire Ade, ma per il resto il film è una figata, ragazzi, veramente una figata. Quindi vado giù di Hercules a occhi chiusi. Vediamo un po', Rapunzel e Ralph spacca tutto. Fra i due, regà, senza manco starci a girare troppo attorno, direi Rapunzel. Ralph spacca tutto l'ho guardato 2 o 3 volte, credo, non di più, perché sì, è un film caruccio, ma non mi ha suscitato niente di eclatante. Quindi, al contrario di Rapunzel, che secondo me invece è un film animato veramente molto valido, molto carino, belli tutti i personaggi, belle le canzoni, bella, regà, bello tutto, quindi vado giù di Rapunzel senza girarci troppo intorno. No, questo non me lo potete fare, questo non potete farmelo, non posso scegliere Incanto, ve prego, ve prego. Qua, regà, senza colpo ferire, ad occhi chiusi avrei scelto l'altra cosa, qualunque cosa fosse stata. In questo caso so dei bastardi, perché se buggato non posso scegliere, sono costretta a scegliere Incanto. Regà, sarò un po' una voce fuori dal coro, non so se a voi è piaciuto o non è piaciuto, a me Incanto non è piaciuto per niente, ma proprio per niente. Non si nomina Bruno, forse è l'unica cosa caruccia del film, ma per il resto non mi è piaciuto per niente. L'ho guardato 2 volte, e la seconda cercando di capire perché non mi fosse piaciuto, anzi sperando magari che mi piacesse rispetto alla prima, invece è andata proprio no, cioè del tipo no, non mi piace, poco ma sicuro. Una storia un pochettino meh, una storia che alla fine, regà, secondo me non c'ha manco pilastri, cioè proprio fondamentali, una storia un po' buttata lì, un po' così, che alla fine è un po' confusionaria, non si capisce tanto bene, ma assolutamente no, qua mi fanno scegliere, sono dei bastardi, ma per me è un no. Pure qua niente, un'altra cosa buggata. In ogni caso non mi dispiace scegliere Tarzan, che è un film che riguardo sempre con piacere.
Tra l'altro all'epoca, ragazzi, stavano testando, se non sbaglio, nuove tecniche anche d'animazione ed era stato fatto un grande lavoro proprio per il personaggio di Tarzan, per i suoi movimenti. Tra l'altro c'erano le prime ambientazioni 3D, credo, se non sbaglio. Quindi, regà, gran film, poi una figata. Bello il rapporto con la famiglia che lo adotta, diciamo così, come lui cresce, poi come si evolve il tutto. Comunque, bello anche il villain Clayton, voglio dire, è un villain come Dio comanda, quindi Tarzan non mi dispiace sceglierlo. Che palle sta cosa, cioè, regà, non esiste. In ogni caso, La bella addormentata nel bosco, pure questo, regà, super classicissimo, la storia super classicissima, non mi dispiace sceglierlo comunque, perché il film non mi dispiace, lo riguardo con piacere, anche perché ci sono delle chicche comiche che sempre mi fa ridere. E poi, regà, cioè, Malefica, secondo me, uno dei villain, cioè del tipo toppe assolutamente della Disney, che io adoro, cioè proprio il male incarnato, cioè villain del tipo che gli altri proprio spostate, probabilmente la regina dei villain che io adoro, quindi assolutamente La bella addormentata nel bosco. Mi sto rompendo le scatole con questa storia, anche se pure in questo caso non mi dispiace scegliere Oceania, grandissimo film, bello tutto di sto film, ragazzi, cioè ci sta poco da dire. La storia comunque è figa, Maui spettacolare come personaggio, anche lei ovviamente, anche Vaiana, è bello tutto di sto film, raga, ci sta poco da di, quindi ovviamente non mi dispiace scegliere Oceania, anche se mi piacerebbe scegliere sinceramente, oddio, ecco, vedi, poi mi trovo di fronte alle scelte e dico no, oddio, forse era meglio magari la parte buggata, perché in questo caso, ragazzi, mi fanno scegliere fra Mulan e La principessa Ranocchio. Allora, La principessa e Ranocchio pure, ragazzi, è un film stupendo. Qua la Disney era ritornata un pochettino alle vecchie glorie, no? Quindi il disegno in 2D, quindi proprio per ritornare un po' agli antichi albori, e secondo me hanno fatto un lavoro egregio. È stupendo come film, sono belle le canzoni, sono belle le animazioni, sono belli i personaggi, bello il villain, perché comunque Fasili è pure un gran villain. Mulan però, ragazzi, ha un posto speciale nel mio cuore, sicuramente è fra i primi 5 dei miei film Disney preferiti, è un qualcosa di meraviglioso. Poi, regà, vengono a rompere le palle, no? Ma la Disney non è mai stata per il girl power, per questo e quell'altro, non diciamo stupidaggine, ragazzi, perché ci sono sempre stati personaggi femminili, personaggi comunque di altre nazionalità che avevano due noci grosse così, e Mulan è una di questi, quindi meraviglioso. Mi dispiace tantissimo per La principessa Ranocchio, ma penso proprio che sceglierò Mulan, ragazzi, anche se, ripeto, è difficile, comunque è difficile. Ai. Poi te mettono cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, perché qua mi piazzano Fantasia e Le foglie dell'imperatore, cioè, regà, due antipodi proprio completi. Fantasia, regà, è meraviglioso. Anno 1940, ma regà, se voi non avete mai guardato questo film, guardatelo, che tra l'altro appunto voleva essere una innovazione. Disney aveva sognato di fare animazioni che fossero in perfetta sincronia con la musica, ed è un lavoro, ragazzi, egregio, che tutt'oggi io riguardo con molta emozione, perché tutt'oggi è capace di emozionarmi, e pensare che è di quegli anni là, ragazzi, uno non ci crede, non ci crede, cioè è una cosa, una cosa immensa, Fantasia, veramente immensa. E poi mi piazzano ovviamente Le follie dell'imperatore, che pure è altrettanto una genialata, perché c'ha questi spunti geniali, appunto, ragazzi, durante il film, cioè, che non puoi non adorare. Poi di una comicità allucinante, questi personaggi meravigliosi, Yzma, Kronk, tutti loro, ragazzi, è un film meraviglioso, cioè come faccio a scegliere fra sti due, come faccio? Non lo so, ragazzi, cioè sono veramente super indecisa, perché sono due cose che proprio non ci azzeccano niente e ti dispiacerebbe escluderne una. Allora, io prima ho premiato, se non sbaglio, la comicità in una delle mie scelte. Con la morte nel cuore penso, ragazzi, che questa volta premierò Fantasia, perché è qualcosa di veramente troppo immenso. Mi dispiace da morire per Le follie dell'imperatore, perché lo metterei sicuramente al primo posto a prescindere, insieme a
tanti altri, però in questo caso penso che sceglierò Fantasia. Raga, difficilissimo, difficilissimo poi quando te escono ste cose. Allora, qua abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie e Chicken Little. Allora, Chicken Little, ragazzi, io penso sia uno dei film più brutti che la Disney abbia mai partorito. Io l'ho guardato solo un paio di volte, ma talmente tanti anni fa che manco me lo ricordo, ma ricordo che rimasi abbastanza disgustata, forse un termine un po' troppo forte, dalla visione di questo film. Una cagata secolare, secondo me. Lo dovrei riguardare magari adesso, ma non penso che cambierei idea, quindi comunque, a prescindere, Alice nel Paese delle Meraviglie comunque anche abbastanza iconico, ragazzi, per tutti i suoi personaggi e tutto il resto. Quindi qua non ci fanno scegliere, ma scelgo tranquillamente Il Pianeta del Tesoro. Secondo me uno dei film Disney più sottovalutati di sempre, è un film che vale tanto, secondo me, anche per il messaggio che comunque vuole lanciare, anche per le sue animazioni e tutto il resto. È un film veramente che vale tantissimo, quindi lo scelgo con piacere. Qua di nuovo non ci fanno scegliere. Allora, ragazzi, Lilo e Stitch. Lilo e Stitch è un film che io ho scoperto soltanto negli ultimi anni, perché insomma, quando ero piccola non l'ho mai guardato. Peccato, perché secondo me è un gran film, molto bello, anche questo con un messaggio sicuramente molto molto profondo, forse più di quello che sembri, ma è un film che c'ha il suo perché, c'ha le sue chicche comiche anche, quindi comunque la scelta ne vale la pena. Sta cosa mi sta veramente, continuo a dire, che rompendo le scatole. Allora, per quanto riguarda Dinosauri, un film che ho guardato al cinema tra l'altro, anche questo, ragazzi, iniziamo una nuova era, diciamo così, riguardo l'animazione 3D. Tra l'altro molti dei paesaggi che sono presenti in questo film sono riprese reali del mondo reale, in cui hanno inserito poi appunto personaggi, i dinosauri, quello che è, in 3D col computer, quindi comunque un grande lavoro. Allora, non grido al capolavoro, perché la storia è abbastanza basilare di per sé, ma un film che comunque riguardo sì con piacere, regà, non è proprio l'oro per me, però non è male, dai, non è male, secondo me ci sta di peggio, insomma. Qui Winnie the Pooh e la Sirenetta. A Winnie the Pooh bisognerebbe vedere quale Winnie the Pooh. Io ho guardato soltanto un lungometraggio di Winnie the Pooh. Winnie the Pooh e il Bosco dei 100 Acri, che credo si chiami, e la Sirenetta. Allora, per quanto, ragazzi, Winnie the Pooh comunque sia molto tenero, un personaggio che io ho associato sempre alla tenerezza, molto caruccio, molto è, però cospetto della Sirenetta, ragazzi, mi sa che non c'è storia. Comunque la Sirenetta è uno dei grandi classici Disney, la storia, tutto bello, ragazzi, cioè ci sta poco da fare. Quindi via di Sirenetta. Allora, qua abbiamo Bolt e Bianca e Bernie. Allora, Bianca e Bernie è un film che mi piace sempre riguardare, anche perché pure questo c'ha delle chicche comiche che mi piacciono tantissimo, ma è un film che a suo modo riesce sempre ad emozionarmi molto, tra l'altro molto carino, cioè poi i topini, tutto figo. Per quanto riguarda Bolt, ragazzi, io Bolt l'ho guardato penso al massimo due volte. Film carino, ma che non mi ha suscitato tutta questa cosa da dire oddio, al film assolutamente da scegliere, quindi fra i due scelgo assolutamente Bianca e Bernie. Andiamo avanti. Pocahontas e Mucca alla riscossa, credo che si chiami questo, che ho guardato credo solo una volta e non mi è piaciuto tanto, sinceramente. Perlomeno l'ho guardato solo una volta, non mi è rimasto impresso assolutamente nulla. Pocahontas, per quanto forse venga ritenuto tipo un film abbastanza assurdo da diverse persone, perlomeno rientra comunque, ragazzi, in quei film della mia infanzia che riguardo sempre comunque con nostalgia, riguardo perché comunque mi piace, quindi devo dire che scelgo appunto Pocahontas. Allora, qua, regà, io sono senza parole, non mi fanno scegliere. E cioè, ci sta questo Ritorno all'Isola che non c'è, che è tipo credo un sequel di Peter Pan che io non ho mai guardato, perché io i sequel, ragazzi, non li ho mai guardati, perché erano sempre abbastanza raccapriccianti e sono costretta, non posso far niente, cioè che sta roba arrivi in finale mi lascia abbastanza perplessa. Qua, ragazzi, mi piazzano Il Gobbo di Notre Dame, credo uno dei miei film animati preferiti in assoluto, è un'opera maestosa, fantastica da diversi punti di vista, secondo me in questo caso soprattutto dal punto di vista della colonna sonora, ragazzi. Questo film c'ha una colonna sonora che è qualcosa di... cioè, veramente, non puoi che dire wow, secondo me. C'è niente da dire, raga. Lo scelgo con piacere. Anche perché non potevo fare altrimenti. Allora, pure qua, comunque, sta cosa è uno scandalo. Ragazzi, è veramente uno scandalo. In questo caso abbiamo La Spada nella Roccia, che è un film che adoro. È adorabile. C'è il personaggio di Merlino, che è uno dei miei personaggi secondari preferiti in assoluto. E c'ha certe chicche comiche. Pure questo, ragazzi, che mi fanno sempre spanciare. Quindi Spada nella Roccia, fantastico. E qua di nuovo
Cioè, comunque non si può fare un quiz a scelte senza che uno possa fare le scelte. Lo ripeterò fino alla fine del video, mannaggia santa. Coda Fratello Orso, anche credo sia un film abbastanza sottovalutato. Secondo me può trasmettere più di quello che uno penserebbe. È un film molto profondo e tra l'altro anche molto bello, sinceramente. Pure qua, regà, comunque con animazione 2D, la storia comunque è, ripeto, molto profonda ed è molto tenera anche in certi momenti. In certi momenti pure, regà, emotivamente abbastanza pesante, diciamo così, però lo guardo sempre volentieri. Quindi, allora, qua inizia il secondo round, ragazzi. Allora, fra Lilli e il Vagabondo, qua dovrebbe essere un pochettino più veloce di regola, a meno che non mi mettono due bombe insieme. Lilli e Vagabondo, Zio Paperone, assolutamente Zio Paperone. Fra i due, perché, raga, ci stanno certi momenti veramente mi spiscio, come sempre. Allora, Oceania e la spada nella roccia. Ecco, vedete, adesso comincia ad essere difficoltoso. Per quanto allora adori la spada nella roccia, è comunque un film di per sé molto semplice. Non che questo sia un difetto, ovviamente. Però Oceania, raga, direi che in questo caso c'è qualcosina in più. Però vi ripeto, raga, faccio queste scelte a malincuore. In questo caso, Sirenetta Hercules, non tanto a malincuore, perché sì, mi piace la Sirenetta, ma fra i due, raga, secondo me Hercules sta un pochettino avanti. Aladdin Rapunzel. Regà, non si possono fare queste scelte. Perché, cioè, sono prodotti diversi, fatti in modi diversi. Cioè, fra i due, visto che prima ho premiato comunque Oceania, ragazzi, un film più recente, andiamo di Aladdin. Comunque, perché c'è il genio e c'è tutto il resto appresso. Bambi e Big Hero 6. Bambi è stata una scelta che sono stata costretta a fare. Quindi scelgo assolutamente Big Hero 6. Il Re Leone e Robin Hood. Allora, per quanto Robin Hood sia un film veramente molto godibile, ragazzi, molto caruccio, il Re Leone mi dispiace, ma pure in questo caso sta qualche passo avanti. Che maledetti. Che maledetti, ragazzi. Cioè, giusto sti due mi devono capitare insieme. Non mi potevano far capita fantasia con Bambi. No, mi doveva capitare con la Bella e la Bestia. Raga, è impossibile. È impossibile scegliere. Allora, mi dispiace da morire mandare nel cestino fantasia, ma credo che per questioni proprio emotive mie, personali, scelgo la Bella e la Bestia, ma fantasia, raga, merita tranquillamente un primo posto. E qua che c'è sta pure da chiederlo. Assolutamente no, Bianca e Bernie. Vince tutto. Ecco, Basil e Tarzan. Difficile, difficile comunque. Perché pure qua, raga, sono due cose diverse. Non è facile scegliere. In questo caso, se proprio voglio trovare una piccola differenza, mi voglio concentrare sul villain. Clayton, sì, è un gran villain, ma secondo me, regà, Rattigan c'ha proprio quel quid di malvagità in più. Se proprio devo scegliere fra le due cose, ragazzi, perché sennò veramente sto qua tipo 20 anni. Frozen e la Bella Addormentata. Anche in questo caso penso che tenderò più su Malefica, ragazzi. Ma in questo caso, non, appunto, non parliamo proprio di villain. Mi giro sulla Bella Addormentata perché c'è lei, principalmente. Principalmente Frozen, vi ripeto, sì, molto carino. Non mi fa gridare al miracolo comunque. Quindi andiamo. Per quanto riguarda quindi Biancaneve in viaggio con Pippo, la Biancaneve, regà, l'abbiamo detto, comunque è stato proprio precursore, no? Dei film animati Disney. Però, da parità comunque di divertimento, sì, pure Biancaneve, regà, c'ha le sue piccole chicche. Ma andiamo, dai, di viaggio con Pippo. Ah, vabbè, fra sti due non c'è manco storia. Assolutamente Alice nel Paese delle Meraviglie. Anche perché l'altro non l'ho visto e non ci tengo. Questo caso, pure la carica 101 c'ha le sue chicche che mi fanno ridere. Ma proprio perché ho detto che comunque Coda Fratello Orso è un film molto sottovalutato, secondo me, sceglierò questo. Dinosauri e Pocahontas. A livello nostalgico vado più di Pocahontas. Anche Dinosauri, ragazzi, secondo me, molto carino. Mi dispiace da morire per Lilo e Stitch. Un film davvero caruccio, ma il Gobbo di Notre Dame è difficile da battere, ragazzi. Eccola, poi te costringono a fare queste scelte. Mi dispiace per il pianeta del tesoro, ma con Mulan ho appunto un legame particolare. Quindi si va giù di Mulan. E adesso le ultime, ragazzi, scelte ancora più complicate.
Aladdin, Hercules. Mi dispiace per Aladdin, ragazzi. Sto cercando di fare un po' in fretta se possibile, perché sennò sto video dura veramente un'eternità. Ma mi sa che Hercules ci vince. Zio Paperone, Bianca e Bernie. Questi due film, per esempio, ragazzi, li metterei veramente allo stesso livello, proprio per quanto riguarda il mio livello di gradimento. Dai, direi Zio Paperone. Viaggio con Pippo e Coda Fratello Orso. Vado di Coda, ovviamente. Sempre per il discorso di prima. Mi dispiace per La Bella Addormentata, per Malefica, ma La Bella e la Bestia per me, ragazzi, cioè non c'è partita. Il Re Leone e Pocahontas. Mi dispiace per Pocahontas, ma il Re Leone, raga, c'ha quel quid in più che ovviamente gli fa meritare la vittoria. E qua difficile, difficile. Però i due film degli stessi anni più o meno, belli entrambi, ragazzi, allo stesso modo. Pure questi li metterei allo stesso livello di gradimento. Mi dispiace scegliere, mi dispiace. Però c'è Baymax, anche se, regà, non vorrei veramente eliminare Oceania, ma scelgo Big Hero. Calla. Oddio, vado distinto. Mulan, anche se Il Gobbo di Notre Dame è uno dei miei film preferiti in assoluto, ragazzi. Alice nel Paese delle Meraviglie, direi che premio Basil. Ecco qua, fra Basil e Zio Paperone. Ah, mannaggia, andiamo di Zio Paperone, sempre per quelle chicche comiche che mi rimangono in mente. Mi dispiace per Coda, è arrivato fino a questa, ragazzi, manche. Ma Mulan vince. Hercules e Big Hero 6. Pelle, mi dispiace per Big Hero, ma Hercules stava avanti. Eccola. Mannaggia santa, non mi potete fare queste scelte, raga. Cioè, ma come puoi scegliere fra La Bella e la Bestia e Il Re Leone? Non posso non scegliere Il Re Leone. Ma non posso non scegliere La Bella e la Bestia. Raga, Il Re Leone è una cosa meravigliosa, qualcosa di meraviglioso. E qua, raga, vi giuro, mi stava assalendo un attimo le commozioni, perché già mi dispiace, perché io amo alla follia questi film. E scegliere è brutto, insomma. Sceglierei tutti, veramente tutti quanti al primo posto per me. Tipo in questo caso, ragazzi, cioè per me non c'è storia. Vincono entrambi. Io sono costretta a scegliere, ma sappiate, scelgo La Bella e la Bestia, ma sappiate che tutti i film che vi ho detto che mi portano il cuore, raga, per me stanno tipo al primo posto. In questo caso pure Hercules. E mo niente, ovviamente mi rimane La Bella e la Bestia, Hercules. Anche in questo caso, raga, Hercules al primo posto nel mio cuore. Scelgo La Bella e la Bestia, quindi il round finale viene vinto, ovviamente, dalla Bella e la Bestia. Ma comunque, amore profondo, ragazzi, amore profondo per la maggior parte di questi film Disney che io riguardo tuttora. Uno me potrebbe pure prendere per il sedere. Oddio, c'è 32 anni, ancora se guarda i film animati. Sì, sì, me li guardo ancora, lo dico a gran voce, lo dico con fierezza, ragazzi, dico con fierezza che so sti film a memoria, che so tutte le canzoni a memoria, so le voci a memoria, i tempi, le battute, qualsiasi cosa. Cioè, guardare uno di questi film con me, ragazzi, è una rottura di scatole. Io non so come fa tipo Rodrigo quando ce li riguardiamo, ma hanno segnato una parte importante della mia infanzia e segnano tutt'oggi una parte importante della mia vita, perché sono film animati bellissimi, che insegnano tutti qualcosa e sono geniali, cioè da ogni punto di vista, ragazzi, dal punto di vista dell'animazione, i personaggi, le battute, le musiche, le canzoni, inarrivabili, inarrivabili secondo me. Quindi tutti quelli che amo per me sono al primo posto, su questo non c'è dubbio. Quindi che dire, ragazzi, io come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Fatemi sapere qual è per voi il miglior film animato Disney fra quelli che ovviamente abbiamo visto, ragazzi, quelli che sono usciti, e ovviamente datemi anche una motivazione di quel primo posto, mi raccomando. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!